Ciao a tutti ragazzi, questo è il secondo video sulle passeggiate da fare a Cannamalla, che sono il mio principale passatempo durante i periodi off, quindi i giorni off, quindi tipo oggi. Oggi appunto andiamo alla seconda delle passeggiate, ho scoperto che ce n'è una terza, quindi possiamo fare anche un terzo video, anche se ancora non sono stata a fare un sopralluogo, quindi non ne sono sicura di poter fare un video anche sulla terza passeggiata. Oggi non sono, diciamo, da sola, nel senso che ho questa qui, che è una tavola che dovrebbe essere utilizzata sull'acqua, ma qui c'è la piscina ma è chiusa. Sono a 800 km dal mare, quindi continuate a seguire il video per scoprire che cosa farò esattamente con questa tavola. E, diciamo che per fortuna non c'è nessuno qui in strada, non c'è neanche un cane, e quindi non c'è nessuno che mi possa guardare male perché giro con una tavola e parlo con un cellulare. E ci vediamo tra poco quando appunto arriverò all'inizio della passeggiata. Allora, prima tappa, prima di arrivare all'inizio della camminata, siamo qui, c'è questo albero qui. Come vedete c'è anche un piccolo recinto attorno, qui c'è la spiegazione di esattamente che cos'è. Si tratta del Robber's Tree, l'albero del ladro, ed è famoso perché qui è stato catturato un ladro appunto che aveva rubato e stava tentando di scappare dalla polizia dopo aver appunto rapinato una banca qui a Cannamalla. Qui tutto fa storia, non è come l'Italia che c'è una storia antichissima. Qui la storia più vecchia e lontana, escludendo gli aborigeni, si va fino al 1800, quindi nulla rispetto a quella italiana o europea. Intanto appunto vi faccio ancora vedere l'albero e adesso continuiamo a procedere verso la camminata. Allora, eccoci qua, non mi vedete in questo momento, ma come vedete c'è un cancello appunto da sorpassare, eventualmente c'è anche il tornello di qua, ma è più comodo con il cancello. E appunto adesso siamo, perché ci sono questi cancelli ed è tutto recintato, perché questa area e questa camminata si trovano in una zona che è tra virgolette sacra per gli indigeni, per gli aborigeni. Qui a Cannamalla ci sono 5 tribù che vivono, diciamo, per i fatti suoi, per i fatti loro, e non sono particolarmente integrate con la comunità dei bianchi, anzi, come potete vedere qui siamo in mezzo al nulla. Io non ho trovato notizie se ci siano cose antiche della preistoria qui, però comunque è un luogo sacro. Quello che andrò a fare io con la tavola non è una cosa particolarmente rispettosa, ma è una cosa che fanno tutti, quindi non importa, diciamo così. E adesso appunto vi faccio vedere qual è la mia destinazione finale e appunto che cosa farò esattamente. Qui siamo praticamente arrivati, questa è la mia destinazione di oggi, in cui appunto userò la tavola. Si tratta di una sand hill, quindi una collina di sabbia, e adesso proverò a vedere se riesco a scendere con la tavola. Vi faccio anche vedere un po' il panorama, adesso salgo un po' più in alto e vi faccio vedere il panorama. Purtroppo non ho visto oggi i canguri, che però ho visto la volta scorsa, quindi magari vi lascio qualche clip. Come vedete qui è tutta sabbia, faccio anche abbastanza fatica a camminare perché è proprio come essere in spiaggia, solo che è salita. Questo è il punto più alto della collina, come potete vedere qui c'è un bellissimo panorama con tutta la città di Cannamalla. Adesso vi faccio un 360 gradi.
Ok. E adesso proverò a scendere senza uccidermi e sperando di non fare un epic fail. Ragazzi, purtroppo c'è un epic fail, nel senso che io sono seduta sulla tavola. So, vi ci faccio vedere in qualche maniera. Sono seduta sulla tavola, non ce la faccio. E non sto scendendo, ovviamente, perché non so quale sia il problema, ma probabilmente peso troppo e nonostante la pendenza io non mi sto muovendo. Quindi mi faccio una corsa fino in fondo e ci vediamo giù. Ragazzi, guardate un po' che cosa ho trovato adesso sulla mia strada. C'è una pianta di cocomero qui, con appunto anche i frutti, con le angurie. Quasi quasi questa qui è un pochino più grande delle altre, me la porto anche a casa, provo ad aprirla, vediamo cosa c'è dentro, se effettivamente è un cocomero, perché non si sa mai qua in Australia. Sono tornata in ostello, non è un errore la inquadratura che vedete, ma volevo farvi vedere che cosa c'è all'interno delle mie scarpe, a parte il segno dell'abbronzatura. Questo è il problema di girare in mezzo alla sabbia con delle scarpe che sono un po' usate, diciamo così. Ok ragazzi, eccoci qua, adesso tagliamo questo cocomero o anguria che dir si voglia. Adesso spero che sia giusto, perché potrebbero togliermi la laurea se ho sbagliato. È giusto per la scienza, non penso che sia maturo e non penso che lo mangerò in ogni caso, anche perché qui in Australia è il caso di fare abbastanza attenzione a quello che si mangia, soprattutto se è selvatico. Adesso andiamo a provare a tagliare. Sembra quasi uno zucchino, in realtà. Non so se potete notare, se riesco a farvelo. Ok. Quindi ho sbagliato, mi toglieranno la laurea o perlomeno l'esame di botanica me lo faranno rifare, presumo, perché effettivamente non è un cocomero ma è uno zucchino. E con lo zucchino io vi lascio, andrò a studiarmi per l'esame, a ristudiare l'esame di botanica che dovrò rifare probabilmente quando tornerò in Italia dopo questa gaffe. Se il video vi è piaciuto potete mettere un like, se non vi è piaciuto mi dispiace. Potete condividerlo se vi è piaciuto, in modo da farmi conoscere anche i vostri amici. E vi ricordo che potete lasciare un commento se avete qualche domanda, se avete qualche cosa da chiedermi, se volete sostenermi in qualche maniera, potete appunto lasciare tutto in un commento, cercherò di rispondervi o via commento, magari raccoglierò le vostre domande per rispondervi in un video, in modo tale che sia per tutti e sia una volta appunto per tutti, in modo da non dover ripetermi con le risposte. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life.